sono stato ma invece ci sono funzioni dello Stato che ci dobbiamo via via rimpadronire. I consigli sono gli strumenti attraverso i quali realizziamo questo processo di estinzione dello Stato. Questo io credo che è un obiettivo che oggi noi potremmo, perché coniugherebbe forme di democrazia diretta, che sono una cosa che la gente preme, e contemporaneamente però esce dal movimentismo, certo, che non esclude il partito, ma diventa una dialettica vera col partito, se no il partito diventa un'altra cosa. Ecco, io credo che su queste cose, ma dai, è interessante che finito il morto PDUP, quando ci fu lo scioglimento del PC nell'89, come sapete, PDUP fu l'anima della rivoluzione, perché poi sappiamo tutti quanti quelli che ancora c'eravamo, la grande battaglia, campagna, una parte erano troppo vecchi, una parte erano tutti stalinisti, e così via, quelli che erano di democrazia proletaria stavano fuori dalla vicenda, e c'era facevamo noi. E la relazione, la famosa cosa di Arcore, nell'89, la relazione la fece Lucio, la fece Lucio a nome di tutto. E quella cosa che secondo me andrebbe pubblicata, in parte c'è dentro di già molto tempo prima dell'88, il Santo di Ulm, ma in realtà proprio tutte queste cose già c'erano, l'idea che bisognava non salvaguardare i PC come erano, bisognava salvarne il senso modificandolo profondamente. Allora il PDUP non se lo ricorda nessuno, dice il PDUP, perché ormai è tutto per fattura, c'è il manifesto. Questo sì. Manifesto sì, c'è fortuna, il manifesto, quindi noi qualcuno dice manifesto, io dico manifesto, ma che so che faccio il PDUP, nessuno ne capisce perché non ci so. Ma però che varrebbe la pena, ma insomma, siccome anche di avere un'area di riflessione, eccetera. Tra l'altro, perché guardate, quelli che sono stati ambasciati per questa esperienza, tutta ragione Valerio e Carlo che hanno fatto un libro, li ritroviamo nella società, quasi ovunque, ancora praticamente in qualche modo attivi, non necessariamente nei partiti politici, ma per esempio citavamo Medicina Democratica, beh, siccome ormai siamo vecchi, quindi frequentiamo molto gli ospedali, io gli ospedali ritrovo. Quanti che mi dicono, ah, ma noi facevamo parte del collettivo di medicina, facevamo parte della medicina democratica, ma quanti? Il collettivo di medicina lo ritrovo in tutti gli ambulatori proprio. Cioè, un altro, non l'abbiamo cambiato il mondo, non l'abbiamo curato. L'abbiamo curato, c'è proprio nulla. Allora, voglio dire, c'è perché lo Stato, che aveva una certa stata una forte, e quindi come cultura forte è rimasta, anche se uno fa politica, una fa politica. Allora io pregherei, anche tutti quelli che hanno voglia, che non hanno paura di essere schedati, di creiamo che nessuno voglia, capito, sai quante richieste mettiamo, non l'ha detto nessuno, io non so, raccogliamo le email di tutti, in modo di avere qualche occasione, non per fare due cantanti di Dio, però per avere una riflessione collettiva che ogni tanto sia possibile, no? Non rifacciamo dopo, giuro. Io voglio fare un'altra cosa, che è il partito dei nonni, portiamo in descrizione, e anche molti giovani mi dicono qual è la soglia per poter entrare nel partito dei nonni, perché credo che anche delle nonne, perché credo che la memoria sia fondamentale e che l'azzeramento la memoria che c'è stata in questi anni, che non è stata perché se lo sono dimenticato, è stata una persona voluta, naturalmente, non innocente, e perché in questo punto tagli la memoria, tagli anche la prospettiva dell'avvenire, perché dice dove perdi il senso che il tempo può cambiare, può fare eccetera. E poi per capire il presente è necessario capire quello che è successo prima, non per rifarlo, ma per averne una lettura critica. Quindi io faccio il partito dei nonni, non il gruppo, è quello però che guarda solo i nonni, vabbè. Però che ne era aperto una rete, prendiamo un pezzetto di carta, raccogliamo chi volontariamente non sarà obbligatorio per risposta alla scelta, però. Valerio, però prima
prima di dare la parola a Valerio, volevo, visto che Luciana, Tommaso ne hanno parlato di questo benedetto collettivo di medicina, volevo da questo luogo mandare un saluto a Giorgio Scaffiti, che era un compagno medico, grandissimo professionista, che abbiamo accompagnato settimana scorsa, al quale appunto va il mio pensiero, credo il pensiero un po' di tutti noi, era un valente compagno, un valente professionista, un grande medico. Autunno di 3 anni fa, quando Lucio Magri scelse di terminare la sua spinta propulsiva, con Carlo ci siamo domandati, con Carlo Gattini, che si scusa questa notte, ha avuto una forte febbrona e ha detto stamattina di partire, eravamo partiti insieme, di quanto poco sia stato scritto su questo partitino. Noi siamo nella libreria, in questo quartiere, grazie alla libreria che ci ospita e alla Casa della Sinistra che ha promosso questa iniziativa. Se qualcuno di voi frequenta le librerie, anche questa, spendete 10 minuti, provate a vedere nella sezione storia contemporanea, nella sezione politica, e sfogliate i libri. Il club non è praticamente mai citato. È come se non fosse esistito. Ovviamente perché ci siamo fatti questa domanda? Perché Lucio Magri è stato per tutta l'esistenza di questo partito il segretario, anche se non è per tutta l'esistenza del partito, ma quando hanno deciso di fare il segretario, 76, dal 76 all'84, Magri è stato il segretario di questo partito. Il partito in realtà esisteva dal 74. Ma essendo la somma paritaria di due soggetti diversi, per 2 anni non ha avuto il segretario. E paradossalmente Lucio Magri fu eletto segretario quando doveva gestire una scelta che non lo convinceva, cioè il cartello elettorale alle elezioni del 76. Talvolta succede così nei corpi politici e nei corpi collettivi. Lui è stato il segretario per tutta questa vita, però il partito non c'è. Tenete presente che il PDUP nel 79 lo votarono 505.000 italiani e era uno degli 8 partiti che raggiunsero il quorum alle elezioni. Cioè, ovviamente non c'è nessuno dei 2 partiti più che raggiunsero il quorum nelle elezioni del 79, ma il PDUP erano di quegli 8. Però quasi tutti gli altri fanno parte, forse anche giustamente, ovviamente noi la prima domanda che ci siamo posti, pur avendo vissuto con passione quella stagione, che non ce lo meritavamo, cioè non è che sempre è colpa del complotto dei cattivi, no? Forse non siamo stati così. Però l'assenza da ogni libro di storia era esagerata. Ci sono 2 persone che hanno scritto soprattutto, visto che hai ricordato Giorgio Scaffini, c'è un nostro caro compagno che è malato in questo periodo, altrimenti probabilmente sarebbe stato qui, che si chiama Aldo Garzia, che ha scritto la storia. Andiamo in saluti di questo. Ecco, che ha scritto la storia, lui l'ha chiamata Da Natta a Natta. Vedi, è come se però il tutto il manifesto fosse finito nell'84. Non era vero quel titolo, come non è vero che ancora esiste oggi, o che è esistito anche dopo. Perché una delle cose principali che facevamo, mi sono iscritto nel 74, quando questo partito nasceva, era che la domenica andavamo a distribuire il manifesto. Cioè, uno degli elementi principali dell'attività politica, poi c'era i collettivi universitari, il volantinaggio davanti alle fabbriche, ma c'era la diffusione del manifesto. Cioè, non è che era un'altra cosa il manifesto, era, tant'è vero che i dirigenti del PDUP erano, e ci si divideva un po' i ruoli, alcuni dirigevano il giornale, alcuni dirigevano più il partito. Quando c'è stata la separazione, è diventato più difficile considerarli la stessa cosa. Questa cosa avviene nel 78, e in qualche modo l'origine di questa cosa è negli anni precedenti, 76-77, movimento, diciamo,
studentesco delle leghe disoccupati del 77, poi nel 78 la vicenda Moro si esemplifica. Lì c'è stata una rottura quasi anche personale, perché c'era un giudizio diverso. Ovviamente ha fatto bene Giancarlo a dire che se si vogliono vedere le cose sul piano storico bisogna vedere le luci e le ombre di ogni posizione, non dare i voti oggi retrospettivamente. E ovviamente c'erano degli elementi di verità in entrambe quelle posizioni. Tuttavia lì ci fu la scelta del PDUP, diciamo così, erano quattro deputati, o meglio tre iscritti, Luciana, Lucio, Eliseo e Silverio Corbisieri, che era indipendente, che era stato eletto in un altro modo, ma che era legato a loro. E furono questi quattro che all'inizio votarono per Tina. La quarta votazione ebbe soltanto 4-5 voti. C'era Gabriele. Corbisiero era indipendente, Cafiero nel 79, perché è stato l'MLS. Cafiero è stato eletto nel 79, quando raggiunge il quorum, e tu elegge diciamo sei parlamentari, e fra questi anche Luca Cafiero, che era il segretario del partito, che nel frattempo si era unificato, e qui ce n'era poco fa i massimi dirigenti, Alfonso Gianni. Nel 78 sulla vicenda Moro, allora noi abbiamo scelto, quindi io hai ragione, non solo non è la polemica, ma anche fatto un'osservazione giustissima. Noi abbiamo scelto due date che non fossero quelle, diciamo, del metabolismo interno del PDUP, quando è stato eletto un segretario, quando ha fatto cagnare quello, quando è ucciso quell'altro, ma due date della storia d'Italia, nel senso che il 78 periodizza la storia d'Italia. Se prendete tutti i libri di storia di tutti i maggiori storici, dicono che il 78, da questi ultimi che vanno molto di moda come Kreinz o a quegli storici italiani, il 78 è periodizzante, perché voi capite che quando è stato rapito e ammazzato quello della DC, che aveva una strategia, non del compromesso storico, perché la dimora era diversa, ma che si faceva carico, che non si poteva fare il governo senza il PC, perché le elezioni del 76 consegnano un Parlamento dove senza i voti del PC non si può formare il governo, tanto che il PC si astiene insieme però a tutti gli altri, socialisti e repubblicani compresi, nel 76. E Moro aveva una strategia, quando viene ucciso quello, e la DC dopo un anno arriva al preambolo a Forlani e a Foschi, alla vicenda Fiat gestita in quei termini e così via. Noi abbiamo provato a raccontare, quindi nemmeno noi, Rocco Pellegrini era arrivato fino al 77, per raccontare la storia del precedente aveva intitolato il libro Unire è difficile, perché prima erano prevalenti, avremmo dovuto raccontare le gelosie, le lotte, talvolta anche personali, quindi non era. E abbiamo scelto di raccontare un pezzo anche della vita del club, che appunto nasce nel 74, Mario diventa segretario nel 76, di cominciare però la volata che periodizza l'Italia, periodizzare la storia interna, fino a quando non confluisce. Abbiamo raccontato questa storia leggendo tanto, abbiamo letto tanto sul sequestro Moro e abbiamo riletto tanto del materiale del PDU. C'era una rivista che si chiamava Pace e Guerra, di cui c'era una direttrice straordinaria che allora faceva la parlamentare europea, ma con lei Claudio Napoleoni, che era uno dei più grandi docenti universitari di economia, probabilmente lo sapete, fra gli unici al mondo che non erano laureati. E insieme a Stefano Lontano, erano questi i tre direttori di Pace e Guerra. Mi sembra che non importa, Luciano, noi ce l'avevamo rilegata, Pace e Guerra, rivista del PDUP, abbiamo provato a rileggere quella cosa, facendo una storia. Nella parte finale proviamo a vedere se c'è qualche collegamento, come ora hanno discusso Luciana Castellina, Tommaso Di Francesco e Giancarlo Pegatato, con le cose attuali. Però il nostro voleva essere soprattutto, innanzitutto, un senso di rispetto per la nostra vita, perché allora era la nostra vita integralmente intesa, ecco. E veramente con errori, limiti, manchevolezze, precarietà, comunque uno si domanda se uno ha fatto male, e poi complessivamente abbiamo concluso che avevamo fatto bene. Non avevamo fatto tutto giusto, ovviamente, ma che abbiamo vissuto intensamente, una cosa con passione e sincerità. E in secondo luogo garantire, adesso l'hanno
io ringrazio la casa editrice di Essere perché hai scritto il premio Friuli Storia, e quindi diciamo perché vuole essere un libro di storia in cui noi stessi diciamo non raccontiamo le cose personali, aneddoti non ci sono e ce ne avremmo avuti tanti anche noi, ma raccontiamo la storia di quella formazione politica. Abbiamo messo in fondo volutamente 80, più di 80 biografie in cui ci sono Aldo Natoli, Luciana Castellina, Lucio Magri, Rossana Lossandra, ma ci sono anche Ivano Di Cervo, Tommaso Francesco, che è stato, lo sapete voi, consigliere regionale del PDUP nel Lazio, e, eccetera, cioè tante persone, e se le vedete insieme, intrecciate, magari non sono arrivati tutti, no? È chiaro, quello era il partito di Magri e Castellina, segretario Lucio Magri, ma che l'hanno vissuta con la stessa, diciamo, intensità, e talvolta dando un contributo. Pensate che questo partitino è stato l'unico partito italiano che ha votato contro le centrali nucleari, l'installazione delle centrali nucleari, quando si dovevano ancora costruire, non cioè dopo Chernobyl, ma quando nell'82-83 la Puglia, il Lazio, il Piemonte e l'Emilia in consiglio regionale hanno votato sulle centrali nucleari che erano in costruzione, i quattro consiglieri regionali, tenete presente che votava a favore anche l'MSI, cioè vorrei dirvi, quando dico, non sto parlando della sinistra o della nuova sinistra, l'unico partito in assoluto, c'erano 60 consiglieri regionali, 59 a favore e uno contrario, e contemporaneamente quella persona contraria presentava proposte di legge in Montefalchese, in Piemonte, per gli femmini in Puglia sulle energie rinnovabili. Ovviamente non è che dicessero tutte cose giuste, allora lo dico la mia amica Simonetta Lombardo, l'energia di transizione era il carbone, cioè in queste relazioni si spiegava, così come adesso noi diciamo che è il metano, abbiamo detto per un periodo, ormai si fa tutto rinnovabile, ve lo comunico, diciamo, siamo nel 2015, si potrebbe fare risparmio e tutto rinnovabile, ma questo è preciso. Allora diciamo il carbone è l'energia di transizione, però non c'era stato ancora i cambiamenti climatici, però abbiamo dato conto, prima di tutto il partito. Abbiamo provato a raccontare questa storia e io spero che lo sfogliate. Non me lo ricordavo, adesso ne vado a vedere perché parla io su questa cosa, sì? E dico carbone. No, Luciana, te lo garantisco, diciamo. Non so se proprio tu, comunque tutti insieme. Allora c'era una commissione che era diretta da Paolo degli Espinosa. Sì, ecco, però non insistevamo sul teleriscaldamento, perché a Brescia c'era il teleriscaldamento. C'era qualche accenno di aereo. Sì, no, dicevo che parlavamo di teleriscaldamento, degli Espinosa era. Paolo. Scusa, dico cose giuste, ma dicevamo anche un'altra cosa. Noi insistevamo perché non venissero chiuse le famose centraline idroelettriche, che invece venivano chiuse per la vocazione naturale dell'Italia avere i vasi naturali. Questo non lo ricordo perfettamente, ma l'avevo quasi imparato a memoria. Era questa la cosa. Era, ho detto giusto. Bene, e quindi è una storia. Spogliatelo se vi capita, perché può essere carino e non c'ho altro da aggiungere, grazie però per essere venuti.